l'ultimo nuovo video. In questo video vi voglio fare gli swatch delle nuovissime palette di Makeup Revolution. Makeup Revolution è un brand, se voi non lo sapete, che è uscito da poco, diciamo da circa 5-6 mesi, credo. È un brand inglese che scopiazza un po' qua e là i vari brand famosissimi di makeup. Adesso è uscito fuori con nuove palette che vi mostrerò a brevissimo, e la loro qualità e pigmentazione è veramente alta rispetto proprio al loro prezzo, che è veramente cheap, sono molto economiche. Visto che sarete sicuramente curiose di conoscere questo marchio, di vedere le palette swatchate, le nuove palette di Makeup Revolution, vi ho fatto questo video. Anche perché prima di ordinare online, purtroppo voi dell'Italia. Chi abita in Italia purtroppo non può acquistare in negozio, ma solamente online, può prendere come riferimento questo video, e magari farsi un'idea. Ho comprato l'Iconic Pro One 1, la blush, la Golden Sugar, che ho veramente, non lo so, ho gridato quando ho visto il tester e ho fatto gli swatch. Poi ho comprato la blush All About Cream, quella in crema. Infine, per quanto riguarda la palette occhi, insieme all'Icon Pro One, ho comprato questa che è la palette Mermaid vs Unicorn. Questa palette ha il prezzo di 4 pound, circa 5 euro, diciamo. Non so in Italia a quanto ammontano in realtà i prezzi. Quindi magari vi linko, cioè metto nell'info box il loro link del loro sito. Vi faccio vedere la palette. Come le altre, come l'iPhone 1, 2, la 3 e tutto il resto appresso, hanno in totale un 6, 12 shades, quindi sono 12 colori. C'è il solito pennellino inutile e sono questi colori. Questi colori variano dalla tonalità del verde fino ad arrivare a quelli del viola scuro, blu scuro e il nero poi finale. Tutti i colori sono shimmer, non c'è nemmeno uno matte, sono tutti shimmer satinati. Vi faccio gli swatch di questi colori, che sono veramente molto belli. Allora, il primo è un verde, questo già lo usate le palette, non tutte, però già lo usate alcune. Questo verde, magari non lo so, faccio un mini video, qualcosa del genere. Così faccio lo swatch qui, fammi vedere se si vede, sì. Faccio lo swatch così, il verde, poi c'è quest'altro tipo di verde. Io non so fare gli swatch, non sono mai riuscita a farli. Ok, lo faccio qui, si vedrà verde. Poi faccio quest'altro verde, tutti verdi comunque, un altro verde un po' più chiaro, poi c'è un azzurrino molto carino, quindi per quanto riguarda la pigmentazione sono veramente molto pigmentati. Metto un po' a fuoco, vedo se mette a fuoco il brozzo, vediamo un po', penso di sì, dopo vedremo. Così, poi c'è un altro blu, c'è un azzurro un po' più forte, un po', cioè abbastanza forte, questo qui. Poi c'è il blu, cioè blu azzurro sempre, questo qui. Questi alcuni sono molto polverosi come colori, però va bene. Sono fatto dei swatch incredibili. Così. Poi dall'altro lato, da quest'altro braccio, vi faccio vedere gli altri swatch. Qua. Scusate che metto a fuoco così vedete meglio. Questo qua è un viola satinato, così. Poi c'è tipo un fucsia tendente al borgogna, così. Poi c'è questo molto carino, è diciamo un glicine glitteroso, bello. Questo è bellino proprio, mi diverte molto. Poi c'è il blu scuro, che è tipo un blu notte, non so come definirli i colori, perché i colori io non li so definire. Poi che c'è più? C'è quest'altro tipo di blu che è ancora più scuro, cioè quasi tendente al nero, e infine c'è il nero glitteroso. Qua sono tutti glitterosi, c'è il nero glitteroso, dopo devo fare una doccia. Così, il nero glitteroso. Quindi, da come potete vedere, da tutti questi shades, vi faccio vedere, vabbè, poi metto,
Sono tutti molto pigmentati, cioè ho fatto una sola passata, quindi non è che sono andata lì a sfregare sulla palette. Un'altra palette di cui voglio parlare e fare gli swatch è Lola Bot Cream, una palette che a differenza dell'altra costa 6 pound e il packaging è differente. In primis ha la scatolina di fuori, di cartoncino, e un'altra cosa qui non è trasparente, ma bensì è ricoperta dalla plastica nera lucida. Questa palette è davvero bellissima, vi faccio vedere i colori, c'è anche uno specchio enorme rispetto all'altro, davvero bellissimi, sono tutti in crema e sono in totale 8 blush. Per quanto riguarda la consistenza del blush in crema, la consistenza è molto soffice, vellutata, mi piace tantissimo. Molte ragazze l'hanno snobbata perché è in crema, infatti anche molti clienti la snobbano, dicono no, è in crema no, perché pensano che il prodotto in crema sia molto più difficile da lavorare, la pigmentazione sia scarsa, che vabbè è difficile, punto, non è comodo. Invece no, io lo trovo anche comodo, il blush in crema, soprattutto poi quando sono queste colorazioni e sono così belle, sinceramente. Vi faccio vedere gli swatch. Faccio vedere il primo. Questo è tipo, alcuni colori si somigliano molto, devo dire la verità. Faccio vedere questo. Cerco di mettere a fuoco. Ok, faccio lo sbosso qui di questo colore. Questo colore è veramente molto molto bello. È diciamo un pesca marroncino, molto naturale. Poi ne faccio vedere l'altro, un po' simile. Questo è un pesca un po' più sul salmone, più salmonastro, un po' più, non lo so, aranciato, così meno caldo rispetto a quest'altro. Così, poi c'è un rosa, faccio vedere, solo con una passata, comunque sono scriventi, davvero bellissimi. C'è quest'altro, c'è un color tenue, bellissimo. Non so come descriverli, ragazzi, quello di, sono davvero molto belli. Poi c'è questo che è tipo un fucsia, cioè un rosa fucsia, perché è un rosa molto più forte rispetto a quest'altro, anche se sembrano simili una volta sbocciati. Poi c'è questo che è un rosa tenue, così. Poi c'è quest'altro che non so come descriverlo, non lo so che colore è. Quest'altro che sembra uguale, vediamo sbocciato com'è. Questo è più marroncino, sì. Marroncino, così ve lo metto a fuoco, vediamo se si mette a fuoco così. Eccolo qua. E questi sono tutti i colori. Ebbene sì, adesso vi parlo di quest'altra. Questa è una dei miei favoriti in assoluto. È l'Iconic Pro One. C'è anche la 2. La 2 non, ci sono alcuni colori che non scrivono eccellentemente, come ad esempio il blu. Non mi è piaciuta la scrivenza del blu, quindi non l'ho presa. E ho preso questa. Il packaging è completamente differente. Il prezzo è di 6 pound. Questo è il packaging. La differenza è che è matte. Cioè, vedete, è matte, è molto più figo. Revolution, mi piace il matte. E un'altra grande differenza, ma davvero, che c'ha, vabbè, lo specchio è sempre lo stesso. Poi ci sta la plastichina con i nomi. Con i nomi, che ovviamente uno perderà subito, come al solito. E poi c'è il pennello, che è utile, non sono quei pennelli sfigatelli che davvero nessuno se li fida. C'è il pennello da sfumatura, questo qui, e c'è il pennello, no, da sfumatura, il pennello d'applicazione dell'ombretto, e il pennello da sfumatura, quello cicciotto, cioè quindi veramente è perfetto. È un pennello che serve, che uno utilizza. Sono morbidi, davvero belli. Secondo me sono quelli, la qualità di quelli che vendono, non lo so per certo, perché non li vendiamo da Superdrago, quindi non ho mai provato i loro pennelli, però davvero sono molto morbidi, quindi bravissimi Makeup Revolution. Questi sono i colori della palette e sono 6, 7, 8, 2 per 8, 16, quindi sono sempre, sono 16 shade, 16 colori, quindi sono 4 in più rispetto alla Maybelline, quella della linea, diciamo basic, diciamo un po'. Questo è un po' più professional, infatti per questo è Iconic Pro One. I colori sono bellissimi davvero, hanno una linea, la prima, cioè vabbè, da storto, questa è la prima, sono satinati e gli altri sono tutti matte, quindi davvero perfetta.
Mi faccio gli swatch, questa è una di quelle più pigmentate in assoluto, anche rispetto alla Unicorn, Mermaid vs Unicorn, è completamente diversa la pigmentazione e la consistenza degli ombretti. Questi ombretti qua invece spolverizzano veramente pochissimo e sono tipo un cremosi, non lo so. Infatti questi qua li ho utilizzati spesso e già hanno fatto tipo quella patina quando uno li usa, però no, e non sono proprio rosi, non so come spiegare, vabbè. Infatti questo trucco che mi vedete fatto l'ho fatta con questa palette completamente, anche se da stamattina che ce l'ho, quindi molto è andato via, però va bene, più che bene. Infatti quando utilizzo questa palette è come se stessi utilizzando la Naked 2, non sto scherzando. Perché la pigmentazione è sì molto simile e l'effetto che mi dà è quasi uguale. Quindi, davvero, è come se stessi utilizzando la Naked 2. Vi faccio prima lo swatch di tutti i colori matte. Sono quelli che giustamente, beh, sono quelli che fanno capire al meglio la qualità della palette. Perché i colori matte, come sappiamo, sono sempre quelli meno scriventi. Questi invece no, non si distinguono, sono sempre abbastanza scriventi. Vi faccio lo swatch, fammi vedere sempre nella videocamera se si vede. Ok, spero che si veda. Una volta che faccio degli swatch veri e propri con questa Reflex, quindi non so mai se vengono bene. Il bianco è un bianco, punto. C'è un bianco intenso, non sono quelle cose scialbe, sceme che si vedono nelle palette cinesi. Anche questa sembra arancina, ok. Poi c'è questo crema, che è un crema proprio un color carne, il mio color carne, punto. Perché non posso dire un color carne, perché ovviamente ognuno ha il suo tipo di carnagione. Poi c'è un marrone matte che è ottimo per fare le sfumature. Questo è stato polveroso. C'è questo che è polveroso, ragazzi. È la prima volta che l'ho usato questo qua per questo. Poi c'è un rosino un po' scemo, devo dire la verità come colore. Un rosino scemo. Poi c'è quest'altro marrone, questo è un marrone freddo. Invece, c'è il marrone freddo. Poi c'è quest'altro marroncino, beh, sono vari tipi di marroncino, io faccio gli swatch tutti quanti. Questi sono tutti quelli matte, ragazze. C'è quest'altro più scuro, guardate, io faccio sempre solo una passata, non voglio proprio, cioè voglio farvi capire. Ecco, questo è il modo in cui l'ho swatchato quando stavo al lavoro e me ne sono innamorata. Così, una passata, li ho provati 20 volte perché poi, prima di acquistarli, così, e mi è piaciuto tantissimo, davvero belli, no? Questi matte mi piacciono tanto, questi sfumano velocemente, stanno benissimo, sono perfetti. Poi vi faccio vedere questi qua invece che sono un po' scimmerini, non sono glitterosi ma sono satinati, come si dice? Satinati, sono quell'effetto perlato, capiamoci. C'è questo che è ottimo anche come illuminante per quanto riguarda l'arcata, sopraccigliare e tutte le belle cose che sappiamo del mondo delle lighting. Questo qui, spero che si veda, raga, che è un po' fumo. Ok, poi c'è quest'altro che è tipo sempre, non lo so, è un marroncino rosato. Poi c'è questo bronzo che ho utilizzato per la papilla mobile, per questo colore. Infatti questo scrive da Dio. C'è quest'altro che c'è un marroncino così, c'è questo marroncino più scuro, tendente proprio al grigio, però è bello, questo è bello, questo è particolare anche da solo. Devo dirvi la verità, non l'avevo notato questo colore, sembrava stupido. Cioè, questo l'ho utilizzato spessissimo. Questo è tipo, mamma mia, che dire, cioè, è bellissimo, davvero. C'è questo viola, e infine questo nero grigioso. Bellissimo. Vi faccio vedere tutti, sono veramente belli. Guardate anche la luminosità. Adesso purtroppo il cielo sta cambiando, però spero che si vedano bene lo stesso i colori, bellissimi davvero. Quindi questa è la palette. Cioè che bei. Cioè, allora, ragazze, dovete mettermi un like, dovete proprio, non mi interessa, lo dovete fare solo per come faccio gli swatch, perché io non lo so. Tutte le ragazze quando fanno gli swatch fanno le cose fighe, perfette, cioè fanno delle righe perfette, io non lo so come fanno. Guardate, questa è la pigmentazione e si vede benissimo. Io faccio gli swatch così. Cioè rendiamoci conto di come faccio gli swatch. Perché non imparo? Non imparerò mai. Sono 2 anni che sono sul tubo, se non di più, e non so fare gli swatch. Passano elicotteri, non so cosa sia. Così, vabbè, questa è la palette Iconic Pro One. Questa invece gli do un 8 e mezzo.
Perché gli do un 8 e mezzo, secondo me vale 8 e mezzo, anzi diamogli un 9, soprattutto per i pennelli, perché il pennello proprio è una chicca in più. Ed infine lei, la palette Golden Sugar dei blush, che sono blush, illuminanti, terre, tutto, secondo me tutto. Questa palette non l'avevo notata, ho visto un tester in più, lo stavo guardando, per vedere che tester è Golden Sugar, ok, un'altra palette in blush, qualcosa di banale. Sono andata a vedere, ho sbocciato certi colori e mi hanno impressa tantissimo, impressionata veramente tantissimo. Questo non era un acquisto che volevo fare, gli altri invece magari ci ho ponderato un po' di più, lo sapevo che li volevo, tranne quella All About Cream, che quella manco sapevo di volere, poi ce l'ho trovata e mi è piaciuta. Questo è uguale sempre a Sefound, lo stesso packaging dell'altro, la About Cream, ugualissima. E vi faccio vedere però i colori. Cioè, in primis sono, cioè, vi faccio proprio un close-up. Sono marmorizzati, sono bellissimi, davvero bellissimi. Questo effetto marmorizzato che svanirà sicuramente dopo l'utilizzo, però va bene. E però sono di una luminosità pazzesca. A parte questo, che è un marroncino. Un po' quasi freccia, un po' freddo, sì, un marroncino del genere, che è buono, ottimo anche per fare il contouring, veramente utilizzato come terra. Vi faccio gli swatch. Ok, questo è il marroncino, è davvero molto blando, cioè vi faccio lo swatch qui così. Vedete? Sì, qui va bene. Ok. Questo è molto chiaro, davvero non si vede tanto. Posso vedere, cioè non si vede tanto, però va più che bene. Tutto qui per fare il contouring, cose del genere, va bene. Poi sopra c'è quest'altro, vi faccio uno swatch di questo invece, che è un altro marrone più dei riflessi dorati. Cioè, facciamo una cosa, mi faccio, non lo so dove devo fare lo swatch, aspetta, vi faccio per di qua un'altra volta, vi faccio qua così vedete meglio, perché ho paura di non farvi vedere. Allora, questo è il primo, il marroncino che vi ho detto, che è così, niente di che, cioè molto banale, questo non mi piaceva. C'è quell'altro invece, shimmerino, che è un po' sul dorato, questo mi piace. Poi, ecco, passiamo subito a quelli che mi piacciono, un rosa che è fenomenale, un rosa molto shining, così mi piace tantissimo. Qua c'è il mio preferito, faccio del mio preferito. Questo che è un bronzo che ha una scrivenza da urlo. Così. Poi c'è quest'altro rosino. Così. Quest'altro ancora, vi faccio tutto lo swatch così. Ecco qua. Così. Poi c'è il bianco, che è un bianco, non lo so, cioè va benissimo per fare la lighting. Cioè sul viso, bellissimo. Infine quest'altro che diciamo un simil color carne, shimmer sempre, beh color carne non più aranciato, il color carne, vabbè così, faccio sempre il coso così, faccio vedere, è così, spero che si vedano anche con tutta sta luce in faccia, vabbè così. La pigmentazione è veramente molto molto alta. Mi piace moltissimo che sono luminosi, adoro, soprattutto in estate, ma anche in inverno, soprattutto in estate amo la luminosità sul viso. Mi piace fare il contouring, ma mi piace soprattutto illuminare. In una delle zone magari utilizzo anche l'illuminante come solo blush, non lo so, varie le cheeks, comunque le guance illuminate, mi piace tantissimo, soprattutto poi con la pelle un po' abbronzata, è veramente molto bello. E così. Spero che questo video vi sia stato utile anche per la scelta di un futuro acquisto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se volete comprare una di queste cosine, fatemelo sapere, lasciatemi qui nei commenti. E vabbè, ci sentiamo alla prossima ragazze, fatemi sapere se vi piace questo tipo di video, se vi piace il tipo di video in cui vi faccio gli swatch di qualcosa in particolare, magari chiedetemi se volete gli swatch di qualcosa in particolare che ve lo farò. Un bacio ragazze, alla prossima con un nuovissimo video. Ciao!